puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Nel 2006 hai fatto anche il tuo primo mondiale, ti hanno visto e ti hanno portato al primo mondiale, che non è andato benissimo. Beh, insomma, 2006 è andato più che bene, abbiamo vinto con Paolo e io dovevo essere uno degli ultimi uomini perché il percorso non era duro, c'erano degli strappi e dovevo cercare di far selezione prima dell'ultimo giro e quindi di cercare di portare un gruppo ridotto sotto la salita per spianare un po' la strada a Paolo. Io feci una grande azione, una menata in testa al gruppo assieme a Marzio Bruseghin, corridori andarono da tutte le parti, esplose il gruppo e da lì Paolo è andato. Sì, inizialmente fece un attacco, poi arrivò in volata e con anticipò Zabel e riuscì a vincere il primo campionato del mondo, quindi secondo me è stata sicuramente un'esperienza positiva, soprattutto già vestire la maglia azzurra era come aver vinto un campionato del mondo, perché quegli anni avere un posto in nazionale non era sicuramente facile, cioè venivano lasciati a casa molti corridori che meritavano tantissimo e quindi già essere lì presente era una grande vittoria per me. Quindi questo è da vedere in questa maniera allora, ma Paolo cosa ti disse allora? Se ti disse qualcosa? Lì è stato buffo perché eravamo un bel gruppo, forse la forza di Franco Ballerini era proprio quella di creare, amalgamare il gruppo, nonostante arrivassimo tutti quanti da squadre diverse andavamo veramente d'accordo e si faceva tutto in armonia e sempre con il sorriso in bocca. E la cosa bella quando io dovevo attaccare, quindi eravamo all'ultimo giro di un campionato del mondo, avevamo già 250 km sulle gambe, eravamo tutti in fila con Marzio Bruseghin che tirava e avevamo la radio logicamente, io ero a ruota di Bruseghin, poco più indietro c'era Paolo, c'erano tutti gli altri e io alla radio dissi ok ragazzi siete pronti, vado, e Paolo rispose alla radio vai, tenetevi forte perché vado, guarda che vado, vai pure, e lì sono partito, ma proprio sono partito col sorriso in bocca per sta cavolata qua che è diventata storica, adesso ogni tanto quando trovo Paolo io Paolo vado, no sta buono, sta qua che va bene così. Anche perché l'ultima roba che ha fatto, che è finito ovunque, Paolo, non so se l'hai visto, è stata meravigliosa. Io c'ero. Fatto apposta per portare a casa follower sui social. Sì, ne sono aumentati a dismisura, specialmente dal Belgio e dall'Olanda, ne ha avuti una quantità industriale, c'ero quel giorno lì. Era lì sul palco, non sapeva cosa dirmi. Ma lui me l'ha raccontata e la cosa bella che non si è visto è che dopo, quando era per terra, hanno dovuto andarlo a slegare. Perché... Assolutamente sì. 2007, hai detto, dopo quel mondiale lì vinto da Bettini, io sono stato protagonista, ma ha vinto Bettini. 2007, vai al Fiandra, hai detto, questo è mio. Sì, stavo bene, avevo vinto De Pan, quindi andavo fortissimo, forse ero il più controllato in gara e avevo tanta tensione perché effettivamente arrivavo alla mia prima partecipazione a una classica dove partivo da capitano, quindi avevo tutta la mia squadra a disposizione, ma soprattutto avevo tutti gli occhi degli avversari su di me perché ero veramente quello più in forma. Non ho mai dormito tutta la notte, sono rimasto sveglio praticamente fino alle 5 di mattina con Fabio Baldato che era il mio compagno di stanza e era uno dove quando andavi in camera o ti addormentavi prima di lui oppure stavi sveglio tutta la notte perché era uno che russava tantissimo e quella sera ero teso, non sono riuscito ad addormentarmi e quindi praticamente ho messo via la legna che lui accatastava mentre tutto russava. Il tempo e via. E questo è un problema, e quello è un problema perché non te lo puoi scegliere dove andare a dormire, è un problema questo. No, è stato un problema, però diciamo che al momento in cui non ce la facevo più, erano le 4:30 di mattina, l'ho svegliato, ha cercato di rincuorarmi dicendomi che anche lui quando alla Sanremo è arrivato secondo quell'anno non ha dormito per tutta la notte e quindi diciamo che sono riuscito a dormire 1:30, però la mattina mi sono svegliato, ero un po' assonnato, un po' non ero giusto, diciamo la verità, infatti in gara per i primi 250 km ho veramente patito, cioè stavo lì in gruppo però non mi sentivo bene
Tanto è vero che lo stesso Fabio e gli altri venivano da me a chiedermi cosa facciamo, prendiamo in mano la situazione, ci mettiamo a tirare, anche quando è partito Fabian Cancellara, è partito più o meno a 30 km all'arrivo con altri 5, io ho detto no, state a ruota perché sto male, non mi sento in condizione di poter partire. E lì è stato bravo lui, perché lui era un po' il direttore sportivo in gara, perché era il più anziano, aveva tanti anni di esperienza, e lui ha detto no, siamo qui in 5 di noi, con te 6, è inutile che stiamo qui, tanto sul Grammont ci stacchiamo lo stesso, andiamo davanti a tirare e andiamo a riprendere quel gruppetto lì, poi vada come vada. Sicché si mettono in 5 davanti Lampre a tirare, in macchina avevamo Guido Montempi, un altro grande corridore che ha fatto una grandissima carriera. Appena ha visto la scena, pensando fossi stato io a dare l'incarico, se l'è presa con me, quindi alla radio mi ha veramente sgridato, ma cioè, giustamente, perché lui ha detto sono io che decido la tattica di gara, perché hai preso questa decisione. Io lì per lì non ho risposto, perché già ero teso per la gara, stavamo facendo fatica, non stavo bene, quindi ho detto vabbè, ci mettiamo a posto dopo gara. Però sulla mia testa c'era il pensiero, cavolo, adesso prendiamo il Grammont, se mi stacco questo arrivo all'arrivo mi massacra. Sei finito. Mi massacra. Sei finito. Allora ho detto devo almeno farmi vedere. Quindi ho preso un po' di posizioni, abbiamo preso il Cancellara proprio ai piedi del Grammont, ho affiancato Bone, mi metto qua a ruota di Bone e adesso provo il tutto per tutto, faccio lo scatto del Faggiano, per dire Faggiano che non era Faggiano perché sul Grammont non scatta il Faggiano, faccio lo scatto del morto sul Grammont e vediamo come va. Affianco Bone sul Grammont, vedo che non mi segue, vado, parto a tutta e scollino da solo sul Grammont. Cavolo, però. Lasciando Bonen e Cancellara. Io non sto bene, però gli altri stanno peggio, ho detto. E da lì ho detto, ok, vado, mi sono voltato, ho visto Oste, sapevo che Oste era uno che aveva l'interesse di arrivare all'arrivo perché non era veloce, non aveva altri compagni di squadra veloci, quindi mi avrebbe sicuramente aiutato, quindi avrebbe collaborato, e in più sapevo che io sulla carta ero un po' più veloce di lui, quindi ho detto ok, lo aspetto e in due facciamo più strada e proviamo ad andare all'arrivo, e così ho fatto e poi siamo arrivati all'ultimo. La volata è andata così che ho rischiato molto, perché lui ha fatto una volata abbastanza corta, mentre io preferisco un po' le volate lanciate lunghe. Siamo partiti da fermi, lui ha sbagliato che non ha, è partito troppo agile, non ha mai cambiato rapporto, quindi praticamente è partito agile ed è arrivato agilissimo. Io invece al contrario sono partito duro, però al momento in cui gli ho preso la scia sono riuscito a saltarlo, però vi garantisco che l'avevo vista veramente brutta. Quando lui è partito e a 200 metri, 150 mi ha dato 3 metri di distacco, ho detto cavolo, ho perso il Fiandre, cioè l'ho proprio pensato, però ho detto no, non posso mollare così, devo almeno provarci, e da lì gli ho preso la ruota. Una volta che gli ho preso la ruota ho detto adesso con la scia provo a saltarlo, e ce l'ho fatta, perché quell'arrivo è un arrivo molto strano, tende leggermente a salire, è un arrivo molto particolare, e poi la differenza su quegli arrivi lì lo fanno i chilometri sulle gambe, quindi in quelle gare lì, cioè, non esiste più il più veloce o il meno veloce, conta quanta ne hai nelle gambe. Anche perché abbiamo vinto 2006-2007, 2008, e quindi arriviamo a Varese. Abbiamo fatto degli anni incredibili e poi siamo arrivati al tuo anno. Ma quell'anno lì, quando hai iniziato, come ti sentivi? Come ti vedevano gli altri? No, ero maturato molto, però diciamo che i risultati non arrivavano come io volevo. Lo stesso Fiandre e Rubé. Quarto. Rubé terzo. Erano andati bene, ma non benissimo. Ero sempre lì protagonista, però mancava qualcosa in più. E è arrivato a Varese e diciamo che ho aspettato, però ne valsa la pena. Allora, 2008, apice della carriera, arriva il mondiale, inizia la stagione 2009. Tutti si aspettano tantissimo, e qui, scusate, arriva la sfiga. La maledizione della maglia iridata. Sì. L'hanno chiamata così, e effettivamente io l'ho provata e c'è stata, è stato un inverno difficile, perché con la maglia di campione del mondo
ero un po' sbattuto a destra e a sinistra, partecipavo un po' a tutti gli eventi, a volte anche a 3 eventi in una giornata, e difficilmente potevo fare il mio lavoro come volevo, e, però dovevo stare dietro un po' a tutto, soprattutto per gli interessi della squadra, sponsor e quant'altro. Quindi è stato un anno, soprattutto un inverno molto duro, dove non ho potuto lavorare come volevo, e l'ho pagato subito, l'ho pagato praticamente a inizio stagione, a febbraio-marzo, dove ho preso, penso grazie anche a debolezza fisica ma soprattutto mentale, un virus che mi ha debilitato tantissimo, un citomegalovirus, dove praticamente per riprendermi ho dovuto stare fermo completamente 3 mesi. Quei 3 mesi comprendevano praticamente dal Tirreno Adriatico, dove ho scoperto di avere questo virus, quindi voleva dire saltare Sanremo, tutte le classiche del nord, fino quasi al Giro d'Italia, perché ho saltato anche il Giro d'Italia quell'anno lì e ho ripreso praticamente il Tour de France. Comunque, in quell'anno orribile, debellato il virus, si è rimesso in sella, è rientrato al Tour, Giro di Polonia, hai comunque vinto una gara con la maglia iridata. Questo dobbiamo dire c'è stato. Sì, diciamo che lì ho fatto un po' vedere, ricredere alla sfortuna della maglia iridata vincendo quella gara. Uscivo dal Tour de France, un Tour de France che avevo fatto in preparazione, perché l'avevo preso con poche gare sulle gambe, quindi non potevo essere all'altezza per competere, però l'avevo finito ugualmente, e dopodiché avevo la condizione ideale, quella dei tempi migliori, dove sono riuscito a vincere una tappa e a portare a casa la classifica. Diciamo che è stata una bella vittoria per me, perché sulle gare a tappe non mi ero mai messo così bene in luce come può essere quel Giro di Polonia. Ok, allora rientriamo con il cambio di squadra. Perché? 2010. Sì, grande cambiamento, un po' una scommessa da una squadra italiana, dove era una famiglia che era la Lampre, sono passato a una squadra americana, la BMC, dove era un mondo più internazionale, c'era una parte di squadra italiana, quindi diciamo che un po' di legame all'Italia c'era ancora, però è cambiato tutto, in particolare dalla lingua, dove dal ridere e scherzare con i compagni di squadra mi sono trovato in camera con americani, dove facevi fatica a comunicare, soprattutto per un problema mio, perché io a scuola ho sempre studiato francese, non avevo mai fatto inglese. Quindi diciamo che i primi anni sono stati veramente abbastanza duri, difficili. La squadra, fra l'altro, non era nemmeno una squadra World Tour, ma era una squadra di seconda fascia con l'obiettivo di crescere, quindi all'inizio era una squadretta veramente piccola che aveva bisogno degli inviti per poter partecipare alle corse, quindi anche lì non avevamo un calendario prestabilito, quindi era anche lì più difficile programmare una stagione, perché non sapevi se potevi partecipare al Giro d'Italia piuttosto che un'altra gara. Quindi diciamo che è stata una scommessa, però non è stata una scommessa alla fine vincente, perché la squadra è diventata grande grazie a un patron che era Andy Rees, che ha fatto proprio questa squadra, era il suo giocattolo, dove lui ci ha messo veramente dentro tanti soldi, e dove in quegli anni eravamo in ben 4 campioni del mondo per le gare di un giorno, quindi potete capire che anche quello non era il massimo, perché torniamo ai 4 galli nel pollaio, non era sicuramente facile poter correre in quelle condizioni. Però è stata una grande squadra dove mi ha dato tantissimo, dove mi sono anche alla fine divertito, e una squadra con la quale mi ha permesso di collaborare tutt'oggi con BMC, che è il marchio di bici con la quale io tuttora pedalo. 2012, incidente terribile che nella bicicletta non è così raro, però tu fino ad allora eri riuscita un po' a svangarla, e poi un incidente veramente pazzesco che ti ha tolto tanto. Sì, allora diciamo che cadute ne ho fatte tantissime,
però fortunatamente non mi ero mai rotto nulla, ma nemmeno la clavicola, che sembra strano, ma io ce le ho ancora tutte e due. Sì, invece qui femore, tre costole, trauma alla milza che poi è stata asportata, emorragie del rene e polmone, cioè veramente hai fatto tutto in una volta sola. Ho recuperato tutto con gli interessi, purtroppo. E, no, è andata bene, perché sono ancora qui a raccontarlo, perché sono sempre rimasto lucido nell'incidente. Il primo rischio è stato quello di morire soffocato, perché avevo un trauma polmonare e non riuscivo a inalare l'aria e ho fatto praticamente 50 secondi senza respirare. E quindi da lì la prima paura. La seconda paura è stata il ritardo del soccorso, perché avevo una emorragia interna, era esplosa la milza e sono arrivato ben 1:50 dopo l'incidente in ospedale. E quindi ho rischiato veramente di perdere la vita, perché i medici che hanno visto i miei esami del sangue qui in Italia hanno detto che ce l'ho fatta solamente perché in quel momento ero allenato, ero predisposto a potercela fare, che molto probabilmente una persona normale non ce l'avrebbe fatta. E ricordo il fatto che sono svenuto e mi sono svegliato e ho visto lì mia moglie. E io ho detto, ma come fai, cosa fai qua? Perché eravamo in Spagna, è successo in Spagna, eravamo il 20 dicembre 2012 e il pomeriggio avevo l'aereo per rientrare a casa. E Daniela mi disse, no guarda, sono qua da 6 giorni perché è 6 giorni che sei in coma. E da lì ho capito veramente che avevo rischiato e da lì ha cominciato a farmi tutta la lista, perché io inizialmente sapevo solamente del femore rotto perché l'avevo visto, però non lo sapevo di tutti i danni all'interno che avevo fatto. E quindi da questa lunga lista anche lì la testa è andata subito, ok, devo mettermi in modalità recupero e cercare di rimettermi in bici il prima possibile. Quindi vi posso garantire che dopo 6 giorni di coma, ho fatto 12 giorni di terapia intensiva, ho fatto 70 notti di ospedale, però già dopo 45 notti io ero sopra una cicletta in ospedale che pedalavo. Facciamo un grande applauso, ragazzi. Da lì sono rientrato. Logicamente ho fatto 3 interventi a stomaco aperto, perché poi ho avuto delle complicazioni. Non potevo più alimentarmi come prima e sapete benissimo cosa vuol dire per un atleta professionista di ciclismo non poter mangiare come si avrebbe voluto, e quindi ho provato a rientrare, ci sono riuscito, ho soddisfazione di aver vinto un campionato italiano, non io personalmente ma con Ivan Santaromita, eravamo in Trentino, siamo partiti in 2 dalla BMC contro squadroni come Liquigas e Lampre, che erano in 15 o 16. Anche lì è stata bella, perché Ivan era un gregario, si può dire, non è mai stato un corridore, diciamo un capitano, però quel giorno io sapevo di non essere al 100% perché rientravo dall'incidente. Gli ho chiesto, Ivan come stai? E lui mi ha guardato e mi ha detto, no, sto veramente bene. Gli ho detto, allora ok, io oggi corro per te, tu stammi sempre a ruota, non staccarti un attimo dalla mia ruota che ti porto a vincere il campionato italiano. E lui ha detto ok, va bene. È rimasto a ruota mia per 250 km, sembrava la chioccia con il cuccino. Ma veramente l'ho portato alla grande, perché ogni volta che c'era da prendere la salita lo portavo davanti, ci si sfilava, si arrivava a fine salita nelle ultime posizioni, poi lo riportavo davanti, l'ho portato all'ultimo giro che era aveva risparmiato il più possibile. E da lì gli ho detto, boh, vai, adesso tocca a te, ha vinto il campionato del mondo, eravamo in 2 e quella è stata per me una soddisfazione grandissima, perché io quella gara non l'ho nemmeno finita perché ero morto e all'ultimo giro ho saltato la salita, sono tornato indietro e sono andato a vedere l'arrivo. È come quando noi pedaliamo, arriviamo al cavalcavia e diciamo non ce la faccio più, lui l'ha fatto lì. Però sono andato all'arrivo a vedere l'arrivo di Ivan e non ho pianto per la vittoria del Fiandre, non ho pianto per la vittoria del Mondiale, però poi ho pianto per Ivan, per quella maglia di campione italiano, per come l'abbiamo vinta, per lui personalmente, perché non era un corridore, come ho detto prima, che aveva tante ambizioni di vittoria, e per lui vincere un campionato italiano è stato un qualcosa di eccezionale. Io credo che
quel campionato italiano per lui era come vincere un campionato del mondo per me, quindi diciamo che è stata sicuramente una felicità assurda che può far anche comprendere quale sia il ruolo del gregario, ecco, che molte volte il gregario è lì, guadagna un decimo del capitano, fa il doppio della fatica perché prende l'aria in faccia e non porta mai a casa un risultato, e invece sono sempre lì che ripartono e sono sempre pronti a mettersi in testa al gruppo per il proprio capitano. Noi prima si parlava di emozioni. Quando eravamo qua nel pomeriggio abbiamo ovviamente fatto un po' le prove per i video, per i filmati, e quello che ha emozionato me è che tutti quanti eravamo commossi, Alessandro compreso, nel rivedere il video che avete visto prima della sua vittoria del campionato del mondo. E questo mi ha veramente toccato, perché dopo tanti anni eravamo tutti quanti qua e tutti quanti ci siamo quasi messi a piangere, perché eravamo veramente emozionati per questa cosa. E questo vuol dire tanto, perché anche dopo tanti anni un grande campione come lui e persone che masticano di ciclismo dalla mattina alla sera e altri amici come Danilo che erano qua, ci siamo emozionati. Tutto questo vuol dire viva lo sport e viva il ciclismo. Però ti dicevo, abbiamo un piccolo problema, perché noi non siamo neanche arrivati al 25% delle cose che dovevamo dire, quindi dobbiamo fare un'altra serata con Alessandro. Nel frattempo, Ale, volevo presentarti il nostro patron, il dottor Sergio Longoni. Prego, un applauso enorme. La persona che ci permette di organizzare queste 253 serate a tu per tu con i grandi dello sport, il nostro patron Bicimania Sport Specialist. Sergio, ben arrivato, buonasera. Però 253 serate, quante hai detto? 253, io ne ho fatta una, adesso bisogna farne altre 253, giusto? Un po' di più di 253. Comunque, buonasera a tutti. L'emozione che ha provato, che ha descritto prima Pinuccio, l'abbiamo provato tutte, anzi io ero lì ancora che pedalavo per aiutarti a arrivare. È veramente una cosa che ha coinvolto tutti. Una serata molto bella, molto interessante, devo ringraziare Ballan prima e Labos che ci ha permesso questo grande campione qui da noi, questa serata. Un po' freddina devo dire fuori, e poi ci sono anche le partite stasera in televisione, magari non tutti interessa il calcio, ma quando c'è il calcio e molta gente si ferma tranquillamente a casa. Però abbiamo vissuto una bellissima serata e ti devo ringraziare. E noi come di abitudine diamo ai nostri ospiti, diamo la piccozza d'oro, che non è d'oro, beh. C'è il nome e il nostro marchio. Grazie mille. Allora. E dovremo cambiare, perché con i ciclisti forse dovremmo fare la ruota d'oro, no, invece che la picozza, no? Questa è nata per gli alpinisti, però secondo me questa è più apprezzata, perché ruote ne riceviamo tante, quindi è meglio questa. Ecco, meglio la picozza. Siamo arrivati a conclusione di questa serata. Allora, Giuseppe, intanto serata bellissima, perché abbiamo visto il dietro le quinte di Ballan, un altro Alessandro Ballan, la sua storia, una serata bella qua con un pubblico. Le vostre serate? Ma le nostre serate oramai hanno raggiunto un numero veramente incredibile, queste serate a tu per tu con i grandi dello sport, dove io dico sempre che poi è la verità che tutti gli atleti alpinisti dell'era moderna sono tutti passati da noi, perché sono venuti a fare una serata. Anche chi ahimè non c'è più, però sono venuti e hanno sempre avuto un grandissimo pubblico. Questa sera con Alessandro Ballan è stato emozionante, perché anche con te, che sei anche te un grande campione, ti sei emozionato nel rivedere una vittoria di un campionato del mondo del 2009, e questo mi ha emozionato, perché eravamo un gruppo di persone, ognuno esperto del suo settore, però tutti quanti ci siamo emozionati, e questo è quello che noi vogliamo raggiungere
con queste serate, perché far vedere e parlare da vicino con i grandi campioni, per cui sono dei momenti particolari, unici, che ci impegnano tanto per trovare il loro tempo per venire da noi, però quando ci riusciamo e come stasera ci sono tanti appassionati, per noi è un gol, insomma. È stata un'emozione vedere il mondiale, le vittorie, è stata un'emozione però sentire la sua storia, quello che c'è dietro la storia di un campione e i sacrifici. A me è emozionato perché li ho vissuti anch'io e quindi capiamo questa cosa, e quindi è molto bello. Io ti ringrazio, diciamo, Bicimania Lissone, quindi la passione per il ciclismo. Io ringrazio Bike Show perché è l'unica televisione che parla veramente bene di ciclismo e racconta tutte le emozioni che hanno i grandi atleti, i ciclisti in questo caso, nello svolgere il loro grande lavoro. Grazie a Bike Show. Grazie a voi, appuntamento sempre con noi, stesso canale, mi raccomando, Bike Show, alla prossima, ciao a tutti. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more. Show TV. Adesso è Talk Show.